la strada statale 13, insomma, la nazionale che conosciamo bene. Lì sullo sfondo vedete la casa cantoniera, poco dopo, alle 2 di questa notte, giù di lì, Stefano Zilli, 37enne, residente a Gemona, la stava percorrendo. Stefano Zilli, lo ricordiamo, 37enne, stava rientrando proprio verso la sua Gemona, da Udine a Gemona. Ha probabilmente magari impattato anche questo muretto, questo catarifrangente che è stato proprio divelto, totalmente distrutto, e la macchina che si è ribaltata pesantemente su quest'altro versante della corsia. Intervenute subito ovviamente le forze dell'ordine e il personale sanitario, che però non ha dovuto e potuto far nulla, perché ha riscontrato subito la morte del conducente dell'autovettura per ferite davvero troppo gravi riportate. Scusatemi se ricordo questa giovane vittima, visto, dopo aver visto questo servizio, insomma, una notizia tragica, è la terza nell'arco di 2 settimane che coinvolge la nostra comunità, ed è veramente difficile anche superare questi momenti. Quindi a noi ci uniamo al dolore della famiglia, dei propri amici, dei propri cari, perché vedere vite spezzate così giovani ovviamente provocano un grande scossone anche all'interno delle nostre comunità.